Che posso dire? Credo che questa sia una delle gite più affascinanti che ho realizzato nell'ultimo periodo, perché veramente scenari tipo questi, soprattutto verso metà fine del mese di novembre, non sono facili da trovare. Ebbene sì, cari amici del canale, anche oggi siamo qui presenti in un nuovo video. Sono partito dal Passo Sant'Antonio e sto andando in direzione del Monte Jarnola, però non arriverò in cima alla montagna, ma cercherò di perlustrare i dintorni di questo sentiero meraviglioso. Siamo domenica pomeriggio, sono circa le ore 14, il clima è perfetto, ci sono un paio di gradi sotto zero. Però c'è il sole che con i suoi raggi riesce a riscaldare l'ambiente. Si sta benissimo, seguitemi fino alla fine del video, vi porterò a fare qualche fotografia. Guardate che belli questi funghetti. C'erano delle piante, sono state tagliate e con la parte finale della pianta, con il tronco, sono state ricavate queste sculture meravigliose. Complimenti a chi le ha realizzate, guardate che bello. Tra l'altro il contesto è particolarmente affascinante, guardate queste ombre, come tagliano e danno profondità all'immagine, perché il cielo è sì nuvoloso, ma ha quella giusta velatura che riesce a conferire alle ombre una sorta di morbidezza. Le ombre non sono troppo chiuse, non sono troppo violente, guardate, bellissimo. Qui i paesaggi sono fenomenali, ci sono dei prati meravigliosi, guardate attorno a me, guardate che bello, è veramente fantastico qui, c'è un panorama mozzafiato che tra l'altro fra un po' si aprirà ulteriormente e vi porterò a fare un'escursione delle mie, sapete che nel mio canale io tratto di trekking. Trekking fotografici, escursioni e tutto quello che è il vivere nella montagna delle province di Belluno, nelle Dolomiti, le fantastiche Dolomiti di Auronzo di Cadore, del Comelico, le Tre Cime di Lavaredo e tutte le Dolomiti del Bellunese e non solo. Se vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre aggiornati. Realizzo ogni sabato un nuovo video. E lo pubblico sul mio canale YouTube Andrea Costa Gallery alle ore 18. In questo momento è circa la metà di novembre e ha fatto qualche nevicata, per cui, come potete vedere, abbiamo un paesaggio che è misto erba, misto neve. Il sole l'ha già un po' sciolta, però devo dire che nel versante nord ormai credo la neve non se ne andrà più. È uno degli ultimi momenti per poter effettuare un'escursione solo con gli scarponi, senza dover usare le ciaspe o gli sci d'alpinismo, per cui approfitto proprio in queste ultime giornate di novembre per realizzare qualche bella gita. Dopodiché continuate a seguirmi perché durante tutto il mese di dicembre, anche se cadrà della neve, inizierò a fare le escursioni tipicamente invernali. Mi cimenterò con qualche bella gita con le racchette da neve. E perché no, anche con gli sci d'alpinismo. Guardate che bello questo sottobosco.
Oggi ho portato con me solo due obiettivi, il 50 mm 1.4 della Nikon e il 105 micro Nikkor, in modo tale da poter fare una fotografia corrispondente alla tipica visuale dell'occhio umano con il 50 mm e quindi riuscire a contestualizzare un po' il paesaggio, mentre con il 105 andrò a fare qualche particolare e qualche scorcio molto selettivo del paesaggio. Ora mi trovo, vi faccio vedere, esattamente sotto il Monte Jarnola. Guardate, qui abbiamo una baita molto bella, inserita in un contesto veramente incredibile, e lì abbiamo il Monte Jarnola, che è baciato dal sole, dal versante sud, quello di Auronzo di Cadore, dove vedete che anche tutta la parte tutto il costone è privo di neve che si è già sciolta, mentre nella parte destra si può chiaramente osservare la presenza della neve, che ormai credo non andrà più via fino alla prossima primavera. Guardate che bella che è questa strada, proprio si inserisce all'interno del bosco e crea delle magie e delle curve veramente molto molto belle. Questi contrasti poi particolarmente accesi, caratterizzati dalla presenza della neve mescolata con quello che rimane del prato, rende tutto molto più interessante. Guardate anche qui, abbiamo tutto il prato che si apre e che scende verso valle. Laggiù in lontananza abbiamo le montagne che dividono Auronzo dal Centro Cadore. Ci sono moltissime baite, il percorso è un percorso facile, adatto a tutti, e nel giro di un'oretta c'è la possibilità veramente di effettuare una bellissima escursione. Guardate anche qui questa baita, molto bella, con altre statue davanti ad essa, e guardate questo prato, è veramente fantastico. Ora mi fermo perché sento proprio l'esigenza di fare qualche fotografia e vediamo che cosa riesco a fare. Vi metterò tutte le fotografie durante il video e alcune anche alla fine del video, per cui vi consiglio di andare fino alla fine del video per poter assaporare tutte le fotografie che realizzerò durante la gita di oggi. Ora siamo arrivati ad un incrocio. Qui abbiamo una bella baita e qua abbiamo dei cartelli. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Se andiamo verso destra, andiamo verso il Monte Jarnola, possiamo passare attraverso il lago Jarnola e anche addirittura andare verso il rifugio Lunelli a Selvapiana. Nel mio canale YouTube troverete anche dei video ambientati proprio al rifugio Lunelli e al rifugio Berti. Però ora prendo questo sentiero che va sulla sinistra perché mi ispira particolarmente la condizione di luce che c'è sotto queste piante. Guardate, la cosa molto bella camminando lungo questa strada è che, siccome il terreno sta ghiacciando, c'è proprio tutto un croccare del sottofondo, per cui è molto confortevole camminare, molto bello. Certo, devo stare un attimino prudente perché ci sono dei tratti dove c'è il ghiaccio. Devo quindi stare attento e cercare di evitare le zone ghiacciate. Ci sono tanti tratti che sono calpestabili senza nessun problema perché c'è ancora il terreno a vista, però ci sono dei tratti dove c'è parecchia neve, quindi devo essere particolarmente attento. Vedete, questa è una pozzanghera che si sta iniziando a ghiacciare. Qui c'è proprio un pezzo di, vedete, di acqua che si sta indurendo, per cui bisogna essere un attimino prudenti. Guardate che bello che è. Solitamente qui in questo periodo dell'anno c'è già la neve e dovrebbe essere quasi del tutto naturale trovare tutto il prato ricco di una bellissima bianca coltre nevosa. Quest'anno non è così, ha già iniziato a fare qualche precipitazione, però come vedete il sole è riuscito a sciogliere la neve che è caduta.
Io credo che fra 10-15 giorni questo scenario non si potrà più trovare, per cui ho voluto approfittare oggi per effettuare questa gita. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se questo luogo vi è piaciuto. Mi trovo esattamente al Passo Sant'Antonio, che si trova tra Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, e Padola, Comelico Superiore, sempre provincia di Belluno, Dolomiti, patrimonio UNESCO. Guardate che paesaggio, c'è qua veramente pazzesco, eh? Tra l'altro il cielo è bellissimo, perché abbiamo anche un po' di movimento dato da alcune nuvole che ci sono regalate. Guardate, abbiamo delle baite in lontananza, tutto questo fiorire di colori tipici autunnali, e sullo sfondo abbiamo il Tudaio con tutte le montagne a lui circostanti, e più ancora sul secondo piano in lontananza abbiamo tutta la zona del Centro Cadore. Guardate che meraviglia, le condizioni di luce sono spettacolari. Ho effettuato qualche scatto fotografico che vi metto subito a seguire, mentre qui vediamo in questa porzione di paesaggio il Monte Jarnola che ci sovrasta. Dal video credo non si riesca tanto a percepire, ma vi posso assicurare che da qui sembra di esserci proprio sotto, siamo proprio alle pendici. Lì c'è una bellissima escursione che va in questa direzione qui, dove vi porterò quest'estate. La mia idea era quella di fare un'escursione fino in cima alla Jarnola durante l'autunno, però è arrivata la neve un po' troppo presto, per cui non sono riuscito a realizzarla. Però sicuramente la prossima primavera, se tutto va bene, vi porterò in cima a quella montagna, che tra l'altro regala un panorama mozzafiato su tutta la valle del Comelico e anche di Auronzo, per cui veramente merita. Guardate questo prato, è un qualcosa di unico. E adesso faccio altre fotografie, perché qui ogni metro che si fa ci si stupisce. Se vi piacciono questi video, mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Indicate nei commenti, per cortesia, qualche spunto, qualche suggerimento. Se volete fare qualche commento alle fotografie che realizzo, ne sono ben lieto, perché io credo che i commenti possono spesso e volentieri farti crescere anche da un punto di vista fotografico. Per cui se avete qualche suggerimento da darmi, sono ben accolti. Io i commenti li accetto tutti. Guardate che bello. Cioè, pazzesco. Sono veramente fortunato avere la possibilità di vivere in luoghi così magnifici, che ci regalano questi scorci, queste possibilità di effettuare delle escursioni a mezz'ora da casa. Io credo che siano veramente un grandissimo privilegio. Beh, che posso dire, cari amici del canale? Spero che questo video vi sia piaciuto. Ogni sabato un video nuovo. Spero che il tempo me lo consenta, soprattutto il tempo meteorologico. Anche oggi siamo giunti al termine di questa bellissima escursione fotografica che mi ha arricchito tantissimo. Spero che vi sia piaciuto anche a voi e che vi abbia trasmesso delle cose positive. I paesaggi che ci sono in questi territori sono veramente incredibili. Se avete piacere di contattarmi, potete commentare sotto il video oppure iscrivendovi anche a Instagram andreacostagallery.com. Potete lasciare dei commenti e restare aggiornati live sulle cose che realizzo. Se andate a visitare il mio sito internet andreacostagallery.com, potete visionare tutte le descrizioni delle gite che effettuo, con tutti gli scatti fotografici che inserisco proprio all'interno del sito in alta risoluzione. Così avete la possibilità di approfondire un attimino gli scatti. Nel mio canale YouTube tratto di fotografia, di escursioni e di trekking in montagna, quello tipo quello di oggi. Ciao a tutti, ci vediamo sabato prossimo.